raccolta differenziata diciamo si intende differenziare i rifiuti che noi produciamo: carta, plastica, lattina, ferro, per poi riutilizzarle, per non mandare tutto in discarica e quindi differenziare e quindi riciclare le materie prime che ci servono. Quindi significa meno rifiuti nell'ambiente. Finalmente, no, si è riusciti a partire, è importantissimo. È un'azione di sostenibilità ambientale. Fare la raccolta differenziata oggi significa ridare nuova vita a dei prodotti. Prodotti significa tutto quello che consumiamo durante una giornata, quindi fanno parte della nostra vita quotidiana e che, rimettendoli di nuovo sul mercato, danno la possibilità di non solo abbattere i costi rispetto a ogni singolo materiale, ma significa dare una mano all'ambiente. Aiutare la filiera industriale che è a valle dei cassonetti a lavorare di meno e in maniera più agevole. Di fatto una raccolta differenziata poco accurata produce negli impianti industriali del nostro tipo una serie di guasti e problematiche tecniche che possono essere semplicemente evitate facendo attenzione a conferire la cosa giusta nel cassonetto giusto. È un'attività complessa perché riguarda i cittadini, per cui la pazienza più importante è far recepire nei tempi e nei modi adeguati una cultura al cittadino di selezione, per cui fa diventare un automatismo quello che invece nell'abitudine era quella di mettere nel secchio della mondezza in modo, diciamo, indifferenziato tutto quello che produciamo, tutti i rifiuti che comunque produciamo. Il bando è stato, diciamo, progettato, inventato dal Comune di Narni insieme all'ASM ormai alla fine del 2015, penso. È stato poi promosso e promulgato all'inizio del 2016. Il Comune di Narni ha una tradizione interessantissima per quello che riguarda la rete dei centri civici, quindi della partecipazione diffusa sul territorio. Per la conformazione del territorio narnese, per la ricchezza di frazioni che ci sono, l'ARCI è andata a riempire quelli che sono stati definiti come centri civici, ovvero luoghi di servizio pubblici che sono presenti in tutte le frazioni del territorio di Narni, però con una gestione auto-organizzata che ha investito anche la parte della costruzione spesso di questi luoghi con le persone del posto. L'idea era quella, appunto, di coinvolgere i centri civici, quindi tutta la rete, affinché in quei luoghi, in un ambiente piccolo, si potessero applicare e diffondere delle buone pratiche sulla gestione dei rifiuti e sui comportamenti virtuosi in termini, appunto, di sostenibilità ambientale. La caratteristica che, per esempio, noi come ARCI abbiamo notato in tutti i centri civici e che è una loro connotazione specifica è che loro curano l'ambiente circostante. Bene o male c'è una cultura che è precedente a questo. Abbiamo fatto per diversi anni la raccolta nei fossili, purtroppo qui la gente prende e lancia. Per esempio lo scorso abbiamo fatto l'Eco Festival, che comunque si rilacciava al discorso dell'ecologia, del mantenere pulito e riciclare. Una pseudo passeggiata di denuncia, perché praticamente qui sopra abbiamo un mega centro d'antenne, no? Era qualcosa per far vedere dove quello che hanno trasformato questa collina bellissima in un qualcosa di orrendo. Diciamo, da parte nostra già eravamo abbastanza portati a tutto ciò, perché la nostra sensibilità c'è sempre stata, anche prima del progetto e dopo. Diciamo che noi come circolo eravamo un circolo ecologico già dal momento dal nostro subentro al circolo nel 2009-2010. Noi già facciamo, grazie anche a una serie di laboratori promossi da ARCI Ragazzi,
quindi dall'associazionismo, grazie al volontariato, al servizio civile, laboratori di educazione ambientale, di orto, facciamo orti didattici. Abbiamo anche aderito ad un'iniziativa come Arci Ragazzi, che io raccolgo, che appunto è raccogliere i rifiuti di qualunque tipo e gettarli nel posto loro. Trattare la tematica ambientale, il progetto si chiama Viviamo il nostro ambiente e parla appunto dell'attenzione e del rispetto verso l'ambiente, tra cui c'è anche un discorso sull'immondizia, si può dire così, per i bambini, che anche loro possono fare qualcosa, insomma. Da un punto di vista più pratico, facciamo il recupero alimentare, dell'eccedenza alimentare, quindi già preveniamo la formazione di rifiuto, tutto quello che potrebbe andare in discarica perché non consumato viene recuperato per essere poi ridistribuito secondo un principio di sussidiarietà. L'ASM ci chiedeva di presentare dei progetti da realizzare nei singoli centri civici, che nel nostro caso sono dei circoli Arci, e abbiamo presentato una progettualità specifica per ogni circolo, quindi per ogni contesto. Abbiamo fatto alcune, con quell'iniziativa Vogliamo il Mondo, no? Noi ci siamo prodigati magari, no? Nella zona nostra, cene con i prodotti delle cooperative di Corleone, no? Prodotti confiscati dalla mafia. Poi dopo, quando è uscito questo bando, ci hanno spiegato la differenziata, ci hanno spiegato la loro attività. Oggi ASMA ha come settori principali tutti quei settori che vengono definiti utilities, quindi significa l'utilità principale per le persone. L'acqua, l'energia, il gas, il settore dei rifiuti, la ricerca, sono tutte materie che noi in questi anni abbiamo provato a far dialogare insieme, non solo per ottimizzare i costi, ma anche per arrivare ad avere progetti all'avanguardia, sia sul settore dei rifiuti, dove abbiamo sviluppato un progetto di raccolta differenziata molto spinto, che oggi porta i comuni della nostra provincia tra i primi posti in Italia. Le attività principali della Green ASM SRL sono la creazione di biogas attraverso un processo di biodigestione anaerobica, e cioè un processo biologico attraverso il quale il rifiuto organico che ci viene conferito da raccolta differenziata viene trasformato in biogas. Questo biogas viene combusto in un motore a combustione interna attraverso il quale creiamo l'energia elettrica che viene quindi messa in rete. A valle di questo si innesta una fase di trattamento aerobico del materiale, per cui con il materiale ormai che ha ormai prodotto il biogas, integrato con sfalci e potature che ci vengono sempre conferiti dalla raccolta urbana, si produce il compost che è ammendante compostato misto, che viene utilizzato in agricoltura e in flora vivaistica per arricchire i terreni con proprietà molto simili a quelle di un concime. RMT si pone come impianto di recupero di alcune tipologie di rifiuti, si rivolge ad enti, società private, società miste e amministrazioni in genere, che decidono di voler avviare al recupero in modo significativo la raccolta meccanizzata dello spazzamento delle strade. È un rifiuto urbano che, se avviato al recupero, può essere imputato dalle amministrazioni come raccolta differenziata. La nostra attività è quella di andare a selezionare questi materiali ai fini di una loro valorizzazione e massimizzazione degli obiettivi di recupero, perché poi successivamente andremo a certificare i quantitativi realmente recuperati per raggiungere obiettivi di recupero, fatto 100 il rifiuto d'ingresso, del 90% di materia recuperata che non va in discarica. L'impianto Green ASM produce circa 5 megawatt anno di corrente elettrica e circa 5.000 tonnellate anno di ammendante compostato misto, a fronte di un conferimento annuale di circa 30.000 tonnellate di rifiuti. È stata una partenza molto difficile, perché si cambiava un modello
si passava dal classico modello a cassonetto, così come lo conosciamo, a un modello porta a porta molto spinto. E la difficoltà iniziale è stata proprio quella di spiegare il progetto, di far capire che il cassonetto più del 40-45% di raccolta differenziata non poteva arrivare. Si è svolta la prima edizione di Comuni Ricicloni per l'Umbria e definisce le migliori amministrazioni in termini di percentuale di raccolta differenziata ottenuta e qualità della raccolta. Il Comune di Narni è il miglior comune dell'Umbria, quindi diciamo la risposta c'è. Questo bando è stato anche, e l'attività che poi nel corso dell'anno hanno svolto i circoli, è stato anche un pretesto per lavorare sulla socialità, dinamizzare una realtà che spesso per tanti motivi è costretta, diciamo, a limitarsi alle attività ordinarie. Abbiamo trovato i miglioramenti, non ci sono più i secchioni che stavano là, che erano una cosa indecente, gente che non faceva la raccolta differenziata, buttava dentro tutto e di più, e anche qui da noi giovani, ragazzi, anziani non sapevano cosa buttare e dove buttare, allora buttavano tutto quanto nell'indifferenziato e non era, ecco, quindi noi abbiamo imparato questo. Nonostante le percentuali di raccolta differenziata molto alte, ancora siamo convinti che dobbiamo lavorare su quella percentuale che si aggira intorno al 20-25%, che ancora può fare attenzione come differenzia e può differenziare meglio. Quindi noi faremo in modo di insistere con campagne di comunicazione molto più attente, molto più particolari. Quindi diciamo che il bando è stato un input sicuramente anche per sensibilizzare noi sull'argomento. E spero, insomma, ecco, che vengano a conoscenza anche di altre persone che magari non lo sanno. Quando si fanno queste iniziative non è difficile trovare risposta da parte della cittadinanza. Intendo portare avanti questa tematica dell'ecocircolo, dell'ambiente, della sensibilizzazione. In questo il territorio di Narni, il lavoro fatto negli ultimi mesi sulle questioni ambientali per noi è molto importante, perché è un altro pezzo di costruzione del senso di comunità e di responsabilità rispetto al proprio territorio. Credo che il lavoro fatto già da amministratori di condominio, da associazioni ambientaliste, dalle associazioni in generale che si sono occupati, dei consumatori che si sono occupati della materia, ci hanno consentito di fare grandi passi in avanti. Un grande lavoro, questo è ovvio, centri civici, centri sociali che ci hanno dato una mano incredibile nell'arrivare anche a quelle fasce che magari ritenevamo più in difficoltà. Il bando lo vogliamo replicare, perché una rete diffusa così di associazionismo, di volontariato è estremamente importante per la divulgazione di una cultura ambientale, la sostenibilità ambientale, dei nuovi stili di vita.